che quando gli ho detto non siete niente avevo torto. Non sono niente, signori, il nulla assoluto, e lo stanno dimostrando. Io mi chiedo quando hanno cominciato a fare il grande errore di pensare che noi fossimo come loro. Quando hanno cominciato a pensare che tutte le schifezze che stavano facendo potevano farcele passare sotto gli occhi e noi non avremmo detto niente. E hanno pensato di poterlo fare finché non si sono ritrovati 160 cittadini all'interno delle istituzioni che gli hanno detto non si può fare. Ci dispiace tanto, ma noi veramente saremmo venuti qui pensando che c'è una Costituzione, pensando che c'è un Parlamento, pensando che c'è un popolo sovrano, un popolo sovrano. Allora quando è che qualcuno dall'alto dei cieli è venuto e ha detto al signor Napolitano che lui aveva la verità certa? Chi è che è andato da Renzi e gli ha detto che lui era il nuovo Presidente del Consiglio? Ma quando è che qualcuno è venuto da noi e ci ha detto che cosa volete? L'hanno fatto 11 mesi fa, si sono messi una paura, che prima che ce lo vengano a richiedere, signori, dobbiamo pregare Dio che non cambiano la Costituzione e ci fanno votare ogni 25 anni, ogni 25 anni, perché il 25% di cittadini là dentro fa paura e noi lo sperimentiamo ogni giorno. Hanno messo un'accelerata pazzesca rispetto a tutto quello che non potevano fare. Voi vi domandate come mai un Renzi arriva e si mette sullo scranno a dirci che lui è il nuovo Presidente del Consiglio? Ma quando questo governo, il governo che hanno distrutto tra di loro, che hanno detto le peggiori cose, io quasi quasi ieri Letta mi faceva pena, perché ha fatto schifo, sì è vero, però santo Dio, un po' d'amor proprio, gli hanno detto qualunque cosa, l'hanno cacciato a calci in culo come hanno fatto con i due loro candidati al Presidente della Repubblica. Allora se te tradisci tra di voi, mamme, chi ne garantisce che non mi stai a fa un pacco? Ed è esattamente quello che stanno facendo. Un grande pacco. Allora tu arrivi, io mi aspetto, arriva il nuovo, arriva il diverso, la prima cosa che fa è dice fermate sti decreti legge, l'ha fatti un governo che fa schifo, perché li dobbiamo approvare? Invece zitto, quando stavamo approvando il Banca Italia col cavolo che dal Nazareno ha parlato, zitto muto, adesso che sa che c'è il finanziamento pubblico ai partiti già approvato al Senato, io non dico niente, però vengo lì signori e abolisco il Senato. I senatori gli hanno detto, e fra quanto? Allora erano 6 mesi, poi sono diventati 18, alla fine nel 2018, 5 anni. Chi sta là dentro e chi ha pagato per star là dentro ce l'ha avuto garantito, non c'è nessun problema. Poi ha detto facciamo la legge elettorale. Qualcuno gli ha anche detto, e con chi la stai a fa? Con Berlusconi? In 3 milioni l'hanno votato, io li voglio chiamare a uno per uno e gli voglio dire ma se t'avesse detto che faceva la legge elettorale con Berlusconi, ma tu l'avresti votato? Allora questo signore oggi va a fare il Presidente del Consiglio, dopo parliamo però insieme, cioè parlate anche voi perché questa deve essere una consultazione. Io oggi quando sono venuto ho pensato, noi alla fine dobbiamo anche prendere delle decisioni e credete non è semplice, quindi ci riuniamo in assemblea, ci guardiamo, ci diciamo oddio che stiamo a faccia, andiamo, sì, dimogliete tutto, no, non ci andiamo perché non c'è niente da dire, no, andiamo e dimogliete quello che penserebbe usare, tanto gliene va a fregare meno, gli avevo scritto, gli avevo fatto una messa in stato d'accusa, gli avevo detto qualunque cosa, non si fermano davanti a niente, non li argini. E allora ci siamo ritrovati lì, se guardavamo a un certo punto è uscito fuori che non si andava. Nel frattempo qualcuno di noi aveva scritto, se con voi, che perché poi abbiamo questa cattiva abitudine, signori, di consultarvi, no? A noi ci prende così, ogni tanto dico, ma chi so io? Ma fammi sentire che dicono quelli che stanno fuori, perché abbiamo questo scarso senso della democrazia, loro si riuniscono 136 e decidono che sto governo ha fatto schifo, è loro, che quei messi hanno fatto schifo sui loro, che Renzi è meglio, l'hanno detto loro. Non l'ha detto pure Napolitano, l'ha detto pure Berlusconi, l'ha detto... Ma secondo voi è un esponente del centro-sinistra? Ma a voi piace questo nuovo Presidente del Consiglio? Stiamo facendo le consultazioni. Ma voi vi sentite garantiti da questa Presidente della Camera? Andiamo più in alto, mi ricorda che era, buongiorno, sempre più in alto.
E questo Presidente della Repubblica, voi vi sentite garantiti? Allora, in maniera molto serena, in maniera molto democratica, a me piace consegnare al Paese queste consultazioni, le più democratiche che si potevano fare.